Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini intendono penetrare nel palazzo Topkapi, ora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno, lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è bisogno che ti mischi negli affari degli ottomani. I bizantini hanno trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf. Dimmi solo dove andare. All'ingresso del Topkapi. L'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Troverò un travestimento e vi raggiungerò lì. Avete visto anche voi? Ma che diavolo, cosa avete in testa? Vi prego, accettate le mie scuse. Ah, ma certo. Donare la tua... Idiota. Ha spezzato il guinzaglio. Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirò. Arriva un... Per l'eroe dobbiamo pregare. Giustizia, giustizia, possa il tuo nome trionfare. Messere,
ferite curiamo, non avete penato in vano, leveremo in alto i nostri cuori. Ho un'aria ridicola. Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei armato? Nessun problema. Tu indica i bersagli e noi li faremo fuori. Sai suonare quell'affare? Ho imparato qualche accordo quando ero giovane. Quando mai sei stato giovane? La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Qualunque vecchio pazzo può andare in giro con uno strumento. Fila via. Le cose che faccio per salvare il mondo. Sembra un gatto strangolato. Ogni tanto mi sorprendo da solo, come imparare a suonare il liuto o con le rime a prendere il volo. Che strazio! C'era una volta tale Duccio, un ratto dei gusti. Ma che cosa fai? Ogni volta che mostrava il muso a suonargliele, entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. Mentre vagavo per Forlì, ebbi questo incontro caloroso. Lei disse che erano solo affari, ma di questi affari son goloso. Oh, le bellezze di Firenze possono sciogliere il cuore. Attenti alle donne di Roma, però, vendon caro il loro amore. Il torvo doge di Venezia, uomo malvagio e assai poco cristiano, si incollerì non poco quando mandai a monte il suo piano. Son vestito da buffone, faccio lo stupido e il mimo, imito coloro che disprezzo e non v'è nessun che temo. Perché perdo tempo a cantare? Mi chiedo io sincero, ma voi che state ad ascoltare, davvero il vostro gusto è zero? Ieri, sì, lui della famiglia dei pazzi era matto come il suo vecchio e gli toccò la stessa sorte tra i miei lazzi. Nessuno che capisca la mia condizione, la vita di un musico è dura. Cantare per uomini impazienti è una malattia senza cura. Sono menestrello stonato, canto in cambio di monete. Se mi vedete in strada, prendetemi a calci se volete. Io canto in italiano e qui nessuno mi comprende. Ma il greco non lo conosco e il mio turco è... In questa corte non c'è nessuno. Ma non vedo il principe Solimano. Seguimi. Il canto di un menestrello, dicono, attiri fanciulli. Questa sì che è una festa. Solimano, nipote del sultano e governatore di Kefe. E ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti. Mi ha detto di essere uno studente. E quello chi è? Suo zio, il principe Ahmet. Il figlio prediletto del sultano. È destinato a prendere il suo posto alla guida del sultanato. Alla vita! Alla salute! Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare.
La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era d'amanti. E pur sospetto che bastassero altri due o tre fratelli, mica tanti. Grazie di essere qui. Per giudicare una donna, osserva chi attorno a lei c'è. Se vuoi passar per saggia, passa la notte con me. Prima che Rodrigo fosse papa, era un uomo pieno di vizi. Poi salito al soglio pontificio, dei suoi vizi ha alzato i prezzi. Sì! Bella, vai così, vai! Al giovane Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno. Così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Bravi! Cesare, suonate benissimo. Grazie. Uomo di grande bravazione, si riteneva un essere immortale, ma dopo una caduta mutò di convinzione. Subito di mezzo, Effendi. Era dama di ferro della Romagna, rosa d'acciaio temprato. Avrebbe risuscitato i morti e insegnato ad amar senza peccato. Costantini, e ti prego, fa sì che Bisanzio resista. Costantino si rivolterebbe nella tomba se Istanbul non fosse ancor bella alla vista. Canterò il lode ai bambini, sussurrerò il lode alle dame, declamerò il lode ai cavalieri, si fa davvero tutto per fame. Che meraviglia! La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era d'amanti. E pur sospetto che bastassero altri due o tre fratelli, mica tanti. Una volta tale Duccio, un ratto dai gusti libertini, ogni volta che mostrava il muso a suonargliele ero tra i primi. Assassino! Assassino! Sgombrate la corte! Principe Solimano, riparatevi! Inseguiteli! Ezio! È un sollievo rivedervi, mio caro menestrello. L'ho detto bene? Abbastanza. Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Non parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. Ezio Auditore. Principe, siete ferito. Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barleti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barleti è il capitano del corpo dei Giannizzeri, la guardia scelta del sultano. Proteggono il sultano, ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero? Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Certo, appena mi sarò tolto questi stracci. Bene, venite da me appena pronto.